Ci stiamo occupando delle funzioni del consigliere di parità, ci siamo soffermati sull'attività antidiscriminatoria e affrontiamo questa tematica con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. Esistono e sussistono certe discriminazioni, ma chi può sollevarle e come sollevarle? Beh, si possono rivolgere al mio ufficio chiunque, innanzitutto il lavoratore o la lavoratrice che ritiene di aver subito un atto discriminatorio, di squilibrio, di non considerazione nel suo posto di lavoro, quindi può essere un lavoratore o una lavoratrice che è soggetta a subire degli atti di discriminazione, che abbiamo visto prima può anche riguardare il negare dei permessi o dei congedi parentali. Pensate a un papà che chiede un congedo per allattamento e gli viene negato. Questa è un'ultima sentenza della consigliera della regione Venezia, della città di Venezia, che ha vinto davanti al tribunale. Oppure una lavoratrice che subisce una discriminazione tipo molestia sessuale. Inoltre tutti i cittadini, non soltanto quelli che hanno la qualifica di discriminazione subita sul posto di lavoro, qualunque cittadino che è a corrente di un atto di discriminazione subito da chiunque, oppure un ente, una qualunque società, formazione societaria che può denunciare una situazione discriminatoria in modo tale che la consigliera di pari opportunità può attivare quelle azioni atte a rimuovere la discriminazione e a procedere conseguentemente.